Intanto, se cortesemente le Befane mi dicono se si vede bene o se non si vede bene, ditemi se si vede bene o se non si vede bene. Sono rapido, io pago la Sissi, vabbè che è appena partorito, quindi le diamo un minimo di tregua, appena partorito la Sissi, quindi le diamo un minimo di tregua, le diamo un minimo di tregua. Non so se avete visto i figli, si vede, si sente, ok? Avete visto i figli di Sissi e Pippoli? Li ho postati sul canale. Se andate sul canale Massimo Tramasco, trovate proprio i figli di Sissi e Pippoli, che sono uno spettacolo. Sono uno spettacolo. Allora, rompere, salutiamo anche Arlan. Rompere una relazione, si vede, esatto. Rompere una relazione con un narcisista può essere particolarmente difficile. Questo è particolarmente stressante a causa, diciamo, di che cosa? A causa delle caratteristiche manipolative e anche dell'ego ipertrofico, no, del partner narcisista. Teniamo presente che il partner narcisista è ipertrofico, ha un ego ipertrofico, quindi un ego molto sviluppato e quindi, diciamo, tenterà in qualche modo, in tutti i modi, di manipolarti, perché il narcisista non è che ti lascia andare, anzi. Il narcisista, fin tanto che è il narcisista, ti coinvolge perché bisogna imparare le lezioni sui narcisisti. I narcisisti hanno delle caratteristiche, no? Cioè, bisogna imparare a riconoscere i segni del narcisismo. Il primo passo per poterci liberare dai narcisisti è quello di riconoscere i segni che hai a che fare con un narcisista. Il narcisista, ovviamente, mostra tra l'altro un esagerato senso di importanza personale, un bisogno costante di ammirazione, fondamentalmente, un bisogno costante di ammirazione e una mancanza di empatia verso gli altri, no? Il narcisista può sembrare affascinante, può sembrare carismatico all'inizio, però poi emergono tratti come l'arroganza, la manipolazione, se ti vuole manipolare, vuole ottenere quello che vuole. Ora, voi dovete liberarvene di queste persone, non dovete stare a perdere tempo, ve ne dovete assolutamente liberare, perché se non ve ne liberate, non avrete nessuna possibilità. Se non ve ne liberate, scusate, ho usato un blocco, se non ve ne liberate, non avrete alcuna possibilità, non avrete alcuna possibilità. E questo è un qualcosa che dovete assolutamente prendere in considerazione. Mi spiace dirlo, ma se voi non vi liberate di una figura come il narcisista, se non ve ne liberate totalmente, per voi ci saranno grandi problemi. Questo è un punto fondamentale. Lo salutiamo anche Grace. Questo è un punto fondamentale. Liberarsi dal narcisista è il primo passo, direi il passo base per essere felici, ma prima di potertene liberare, poi ti darò gli strumenti come fare a liberartene, devi assolutamente, assolutamente prendere atto di alcune cose fondamentali, prendere atto del fatto che tu non puoi per nessun motivo, come dire, non identificarlo, no? Perché alle volte qualcuno arriva anche a giustificare, pensate, qualcuno arriva anche a giustificare il fatto che ha a che fare con un narcisista. Arrivi anche addirittura a giustificarlo, arrivi anche a giustificare il fatto che hai a che fare con queste persone estremamente negative, con queste persone estremamente nefaste, che in qualche modo ti possono condizionare la vita. Che in qualche modo ti possono, tra virgolette, rovinare assolutamente la vita. Quindi tieni presente questa cosa che è un punto molto importante, un punto fondamentale. E allora cosa dobbiamo fare per poterci liberare fondamentalmente da questa tipologia di personaggi? Riconoscere i tratti. Quindi, ad esempio, uno dice: ma il love bombing io lo prendo come un qualcosa di positivo, no? Tante persone dicono: il love bombing io lo prendo come un qualcosa di positivo, non è che lo prendo come un qualcosa di negativo. E qui sbagli! Perché se tu pensi che il
il love bombing sia un qualcosa di positivo, sbagli altamente, sbagli fortemente, perché il love bombing non è un qualcosa di positivo. Cioè, se tu noti che una persona ti dice: "Ah, quanto sei bella, quanto sei", cioè, purtroppo fa leva sul tuo bisogno, fa leva sul tuo bisogno. Ma non è che una persona appena ti ha conosciuto inizia a riempirti di complimenti, di cose. Tenete presente che nessun pranzo è gratis, nessun pranzo è gratis. Non è che c'è qualcuno che ti dà qualcosa pro bono. Cioè, non è che, ma pure quello che di 85 anni, miliardario, che si sposa, diciamo, o sta con quella di 25, che ha 50 anni, 60 anni di meno, e non è che ci sta, è uno scambio che avviene, in quel caso lì è uno scambio. Avviene lo scambio dei soldi con la bellezza e la gioventù. È uno scambio anche quello. Perché nessun pranzo è gratis, non esiste nessuno che ti dà qualcosa pro bono. Non esiste, praticamente non esiste. In questo mondo perlomeno non esiste. E allora non è che uno vede te e ha visto la Madonna e quindi si innamora di te come se non ci fosse un domani. Se tu credi questo, credi alle favole, no? E anzi, tenete presente che quando, ad esempio, ecco, le sette, ad esempio, no? Che ti fanno i corsi gratis, quando c'è un corso gratis, no? A me è capitato diverse volte, salutiamo anche la Chiaretta, Palma, a me è capitato diverse volte, no? Per dire, ho interagito con diverse sette, eccetera, nel tempo, negli anni, no? Ho frequentato, ho cercato di capire, anche poi per capire. E una setta magari ti fa dei corsi, delle cose gratis, ma niente è gratis. Cioè, anzi, tieni presente questo, che l'unico formaggio gratis è quello nella trappola per topi. È molto meglio se tu vai a fare un corso di qualche cosa, che tu paghi quel corso, fai quel corso lì, tu mi dai il corso, io ti do i soldi, punto, e finisce lì la cosa. Ma quelli che ti dicono: "Ah, io faccio le cose gratis", c'è qualcosa poi che paghi con interessi dopo. Perché l'unico formaggio gratis è quello nella trappola per topi. Se tu vai in una qualunque setta che ti fa dei corsi, inizialmente magari ti li fa gratis, poi ti piglia ancora di più fondamentalmente. Quindi fate attenzione a tutto questo, no? Perché voi vi illudete, no? Vi illudete che: "Ah, finalmente ho trovato la persona che mi ama incondizionatamente. Mi ami incondizionatamente". Ma chi ti ama incondizionatamente? Nessuno ti ama incondizionatamente. La vita è tutto un do ut des, ed è bene che ci sia un do ut des, perché le relazioni sentimentali affettive devono essere come andare a comprare, diciamo, un po' di, come possiamo dire, un po' di pane, dal panettiere, come andare a comprare la focaccia dal panettiere. Questo è un punto molto importante, no? Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se tu vai dal panettiere e gli dai 1 euro, lui ti deve dare la focaccia. Se lui non ti dà la focaccia, vuol dire che tu non gli darai più euro. Questo devi tenerlo presente, no? Quindi saluto anche Laura. Quindi questo è un altro punto che secondo me è un punto fondamentale. Dobbiamo tenere presente questo: ci sono queste situazioni che possono essere vantaggiose per una persona, possono non essere vantaggiose per una persona, ma comunque diciamo che questo è un punto molto importante, no? Quindi bisogna imparare a rompere la relazione con il narcisista. E la prima cosa, come dicevo, se tu vuoi rompere una relazione con il narcisista, è riconoscere che hai a che fare con un narcisista. Perché se tu non hai questo, se tu non riesci a riconoscere di avere a che fare con un narcisista, non potrai liberartene. Quindi riconosci il love bombing, riconosci il gaslighting, cioè il fatto che il narcisista ti fa gaslighting, ti fa passare per scema fondamentalmente. Cioè il narcisista ti fa passare per scema, ti fa gaslighting. Riconosci il meccanismo della proiezione, no? I gelosi, se hai a che fare con un geloso, non sarà narcisista, non sarà narcisista, non mi frega, ma sei geloso e manipolativo, perché come minimo una persona gelosa. Una persona gelosa
E beh, dare uguale all'avere, certo, ci deve essere un dote des, per forza, nelle relazioni sentimentali affettive ci deve essere un dote des. E ricordo a tutti di mettere un like, che è gratis, mettete subito un like, non costa niente. Vedo 22 persone collegate, solo 9 like, arriviamo almeno a 22 like. Chi si collega, segue, metta il like, che non costa niente. Poi chi volesse dare un sostegno al canale può cliccare sul tastino col dollarino e dare un sostegno al canale. Chi volesse fare l'abbonamento può andare nella home page e fare l'abbonamento al canale, sempre per dare un sostegno al canale. Quindi è interessante, no, questa cosa. Quindi riconosci il gaslighting, ti fa passare per scemo, riconosci la proiezione. I narcisisti spesso proiettano i loro difetti, i loro comportamenti negativi sugli altri. Ad esempio, potrebbero accusarti di essere egoista, manipolatore. Quando sono loro a comportarsi in quel modo, questa tattica, tra virgolette, li aiuta ad affrontare le proprie mancanze, li mette sulla difensiva. È molto importante riconoscere queste dinamiche, ed è anche fondamentale, come possiamo dire, riconoscere la triangolazione, no? Se ti triangola, quando uno ti mette un triangolo, no? Cos'è il triangolo? No, non l'avevo considerato. Quando uno ti mette un triangolo, ti mette altre persone, insomma, potrebbero essere triangoli, quadrati, esagoni, pentagoni, insomma, potrebbero essere un po' di tutte le cose, bisogna fare attenzione perché la triangolazione, diciamo, che coinvolge terze parti, serve per generarti tensione, no? Ti mette, di solito i narcisisti utilizzano l'ex, però potrebbero anche utilizzare altre situazioni, no? Quindi fare attenzione, fare molta attenzione perché questo può comportare situazioni che poi alla fine sono estremamente negative. Oppure, ad esempio, il trattamento del silenzio, no? Il trattamento del silenzio è un'altra cosa che talvolta può essere davvero estremamente nefasta, può essere davvero estremamente negativa. Questo dovete tenerlo presente, questo dovete tenerlo presente. Ed è un punto molto importante, un punto fondamentale che dovete assolutamente prendere in considerazione. E invece spesso le persone non lo prendono in considerazione. Non lo prendono in considerazione se lo prendono in quel posto. E se lo prendono in quel posto perché? Se lo prendono in quel posto perché non hanno altre possibilità, non hanno assolutamente altre possibilità. Quindi dovete imparare assolutamente, questo è un punto fondamentale, a valutare chi avete davanti. Valutare chi avete davanti è, direi che è la base, è un punto fondamentale. Valutare chi avete davanti è un punto fondamentale. È un punto fondamentale. Se non valutate chi avete davanti, ce l'avete in quel posto praticamente. Se non valutate chi avete davanti, ce l'avete in quel posto. Salutiamo la nostra Chiaretta. E voi vi farà anche piacere avercelo in quel posto, però. Ma che ha stonato? Ma se te non sai cantare, Befana, cosa ha stonato l'ultima nota? Ma se tu non sai cantare, ma canti come un grillo parlante, canti. Mi viene a dare lezioni di canto a me. Sei stonata come un ciclamino, sei stonata. Allora, quindi questo è il punto fondamentale, no? Quindi dovete imparare a valutare, no, tutte queste cose. È molto importante valutare tutte queste cose. Naturalmente, riconoscere i segni del narcisismo è molto importante. Quindi abbiamo detto quali sono i segni, ma anche un senso di importanza. Diciamo un senso esagerato di importanza personale. Salutiamo Maria Cristina. Ricordo però, se volete fare domande, dovete o fare una donazione o essere abbonati al canale. Questo lo ricordo sempre per dare pregio alle persone che sono abbonate e alle persone che sono, diciamo, che fanno donazioni, ovviamente. Ovviamente scherzo, Rosy. La nostra Rosy è una bravissima cantante, cantava lo Zecchino d'Oro, cantava lo Zecchino d'Oro. La nostra Rosy cantava lo Zecchino d'Oro. Bravissima a cantare la nostra Rosy.
Allora, comunque, quindi, questo è un punto fondamentale, no? I narcisisti hanno un bisogno insaziabile di attenzione e di approvazione, cercano costantemente l'ammirazione degli altri, e possono diventare anche irritabili se non la ricevono. Tra l'altro, se voi andate oltre e li penalizzate fortemente, tra virgolette, possono diventare anche depressi. Infatti, se voi volete deprimere un narcisista, è facile, basta che non gli date attenzioni, basta che non gli date attenzioni, basta che non li prendete in considerazione. Quindi questo è un punto fondamentale. Però dovete prima, ad esempio, il senso di entitlement. Adesso non so se c'è la grenettina o siete ignoranti in inglese, ma l'entitlement è praticamente il diritto, no? Cioè il narcisista si sente in diritto di avere delle cose che gli altri non hanno, cioè sente un diritto di nascita. Io ho una cosa per diritto di nascita, l'entitlement. Quindi il narcisista, questo è un segno distintivo, proprio il marchio del narcisista. I narcisisti credono che tutto gli sia dovuto, che gli altri debbano soddisfare le loro richieste e desideri senza alcuna esitazione. Questo atteggiamento può portare a comportamenti appunto manipolativi, perché il narcisista sfrutta le persone per ottenere quello che vuole. Quindi, poi i comportamenti manipolativi, come dicevamo, sono infiniti: gaslighting, love bombing, trattamento del silenzio, ghosting, allontanamento. Insomma, chi più ne ha più lo metta, chi più ne ha più lo metta. Ma anche arroganza, superiorità, incapacità di accettare le critiche. Criticate il narcisista, criticatelo, criticatelo, criticatelo più che potete, criticatelo, chi più ne ha più lo metta, criticatelo a muzzo. I narcisisti hanno una bassa tolleranza per le critiche, anche la minima osservazione, diciamo, negativa può scatenare, no? Reazioni eccessive nel narcisista, e quindi questo lo manda poi in crisi. Ecco, una volta che avete capito questo, dovete levarlo dai coglioni. Non è che dovete perdere tempo, ve lo dovete levare dalle palle. Subito, ve lo dovete togliere dai piedi, basta, togliervelo dai piedi. È molto importante che ve lo togliete dai piedi, che ve lo levate subito dai piedi. E questo è un punto fondamentale, che ve lo levate subito dai piedi. È molto importante questo. Quindi, cosa significa questo? Significa che se tu non ce la fai tolto dai piedi, sei una cretina. Sei una cretina. Ma io ti do un metodo per levartelo dai piedi, perché se no sei una cretina. Perché chi è causa del suo male pianga se stesso. Diamo benvenuto ad Arlan. Oh, abbonamento base. Adesso Arlan, sai che ti toccherà, eh? Ti toccherà, visto che sei abbonato, ti tocca essere chiavato. Mi tocca. Io di solito preferisco chiamare le donne, però in questo caso mi tocca chiamare Arlan, perché non importa, come dire, maschio o femmina, quando uno si abbona, bisogna farlo, insomma. Quindi mi è toccato a farlo anche con Arlan, però ti è toccato, ho fatto questo sforzo e vedete che anche Arlan, l'abbiamo chiavato. E quindi, naturalmente, questo è un altro concetto fondamentale, no? Essere consapevoli di queste caratteristiche, diciamo, è molto importante, fondamentale questa cosa, no? Allora, come farvelo a levare dalle palle? Bene, prima fate il funerale, l'ho già spiegato tante volte, lo rispiego brevemente perché c'è stata una nuova introduzione che è venuta fuori dopo, anche interagendo con Green Apple in un'altra chat. Oltre al funerale, le abbiamo messo anche, diciamo, la seduta spiritica. Quindi, cosa vuol dire questo? Prima dovete fargli il funerale per levarvi dalle balle al narcisista. Fare il funerale è semplice. Se voi non riuscite a staccarvi dal narcisista, perché serve fare il funerale? Perché l'essere umano è predisposto a elaborare il lutto. Allora, quando una persona muore, voi praticamente siete predisposti a elaborare il lutto. Infatti, le persone possono superare il lutto di persone care che muoiono perché, che cosa vuol dire? Perché quando una persona muore,
cosa succede? Che se noi sappiamo che è morta, non abbiamo più la speranza di vederlo. Perché qual è il problema? Che se il narcisista ti lascia, o se tu fai no contact, così, dentro di te c'è ancora la recondita speranza che torni, c'è ancora la recondita speranza che cambi, c'è ancora la recondita speranza che possa migliorare, c'è ancora questa speranza e tu devi uccidere questa speranza, perché altrimenti questa speranza ti tiene aggrappato, aggrappata a un'illusione, e questa illusione praticamente non ti fa andare avanti. Quindi qual è il modo simbolico? Perché il nostro inconscio comunica per simboli. E Jodorowsky, non so se voi conoscete Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky, che tra l'altro è ancora vivo, il suo lavoro lo porta avanti il figlio, perché lui è 91enne, ma che è morto però, perché il primo figlio, Cristobal Jodorowsky, è morto, ma c'è un altro figlio che comunque mi sembra che recentemente porti avanti la sua attività. Lui aveva 5 figli, non mi ricordo più come si chiama, però il figlio c'era, Cristobal Jodorowsky, ma è molto giovane, tra l'altro, ha 50 anni e qualcosa. Mentre Cristobal dovrebbe essere, cioè, mentre scusate, Alejandro credo che sia ancora vivo, non credo che sia morto, era ultra novantenne comunque. Jodorowsky, ma Cristobal hai conosciuto ovviamente. Hai conosciuto Cristobal Jodorowsky, hai conosciuto Cristobal perché Alejandro è tanto tempo che non si muove, avrei conosciuto Cristobal, giusto? Sai che è morto Cristobal? Ah, Alejandro il padre, ma quando è venuto? Perché è vecchio, quando è venuto Alejandro a Napoli? Ah, accidenti, non pensavo che non si muovesse più, tu sei giovane, quanti anni fa? Perché lui ha più di, diciamo, vabbè, comunque sia. Quindi dobbiamo fare degli atti di coraggio, quelli che io chiamo atti di coraggio. Ah, nel 2016 siamo ancora. Beh, ok, interessante. Nel 2016, quindi 8 anni fa, beh, era già vecchio, era già ultra-ottantenne, però pensavo che non andasse più. Sapevo che portava avanti la cosa al figlio, che è già da qualche anno che è morto, però Cristobal. Comunque sia, è importante fare che cosa? È importante quindi come possiamo dire, utilizzare questi meccanismi che sono i meccanismi, diciamo, del lutto, facendo il funerale, che sarebbe un atto magico o un atto psicomagico, diciamo, psicomagico, o un atto di coraggio, come li chiamo io. Quindi fare che cosa? Fare ad esempio fargli il funerale, e per fargli il funerale devi andare dal prete, devi prima seppellire la sua foto, devi seppellire la sua foto. Se vuoi fare un atto psicomagico proprio gli puoi fare anche la pipì sopra, ovviamente se devi fare la pipì sopra, come dicevo ieri, non è che puoi seppellirla sotto l'albero della piazza centrale della tua città e andargli a fare la pipì sopra, perché ti arrestano per atti osceni in luogo pubblico, non è che puoi pisciare in piazza, diciamo. Però se vai casomai a seppellirli in un bosco isolato, sotto un albero di un bosco isolato, magari la pipì ce la puoi fare anche sopra. E quindi questo è quanto, no? Diamo benvenuto. Ah, adesso devo farmi anche Grace. Oggi devo farmi anche Grace. Aspettate, che devo fare anche Grey. Meno male che dopo un uomo perlomeno ci facciamo anche una donna. Grace credo che sia femmina, speriamo almeno. E quindi cosa devo fare? Una volta che hai fatto la pipì sopra, devi praticamente andare, faccio io, devi praticamente andare dove? Devi andare, diciamo, senza spendere un euro. Poi per la messa magari qualche euro al prete devi scucirlo, no? Il funerale lo fai senza spendere un euro. Poi qualche euro al prete per la messa devi spenderlo, perché devi andare dal prete e dirgli: è morto il mio amico Mario, gli dica una messa, perché tu devi proprio fare l'atto simbolico completo. Quindi tu dovrai partecipare al requiem. Sapete che il prete, quando muore qualcuno,
Magari non ti fa neanche pagare, se dici che dice è morto Mario, è morto il mio amico Mario, gli può dire una messa? Lui di solito dice i nomi, no? Quando in una messa normale, la domenica, alla fine della messa dice qui sono i nostri fratelli, i nostri cari fratelli che hanno lasciato il nostro corpo, il nostro fratello Mario ha lasciato il corpo e adesso siede in paradiso alla destra del Padre, alla sinistra del figlio, sotto il cugino, vicino allo Spirito Santo, insomma, gli fa tutto l'elenco e quindi, diciamo, tutti assiste a questo requiem per dare proprio, per dare forza. Ah, poi dice non sono a piacere, meno 50 euro, speriamo di no, vabbè, comunque sono 50 euro sperando che il prete li utilizzi nel modo giusto. Comunque sia. Li fai di sta messa, insomma, sono 50 euro ben spesi, ma secondo me di meno, dipende un po' dai preti dove vai, secondo me di meno, dai. Comunque sia, magari 20, con 20 te la cavi. Comunque sia, una volta che hai fatto questo, diciamo, eventualmente, se senti ancora, c'è la seconda fase, se sentissi ancora il bisogno, diciamo, proprio di interagire con Mario morto oramai, perché senti proprio questo bisogno, una volta ogni tanto, magari una volta a settimana, però per 10 minuti, evochi lo spirito di Mario, quindi fai la seduta medianica, no? Fai la seduta medianica, ti metti lì con due amici e dici, evochiamo lo spirito di Mario. Tu chiami due o tre amici, dici, sapete, mi sono interessato di spiritismo, sapete, è morto il mio amico Mario. E adesso cerchiamo di facciamo una seduta medianica per chiamare lo spirito di Mario. Ti metti lì con quattro amici. Tra l'altro, con la scusa della seduta medianica puoi anche rimorchiare, perché di solito una seduta medianica dite, servono sei persone, tre uomini e tre donne. Di solito io ne ho fatte per 10 anni le sedute medianiche. Di solito servono, può fare anche con altri numeri, però anche con quattro, diciamo, due uomini e due donne, sempre alternato, uomo, donna, minimo quattro, diciamo, no? L'ideale sarebbe sei, però anche quattro va bene, due uomini e due donne. Vi mettete lì, unite le mani, unite i pollici delle mani in questo modo, per i pollici vostri, il mignolo col mignolo dell'altra persona, e andate avanti, fate la catena in questo modo e poi evocate lo spirito di Mario, evocate lo spirito di Mario e vedete se c'è un medium naturale, magari si collega, dice, ah, sento lo spirito di Mario che si avvicina, no? Sento, potete prendere volendo anche la tavola Ouija è questa tavola qua, no? Che io utilizzo talvolta per le sedute medianiche, c'è questa tavola, se volete farlo da solo potete farlo con la tavola Ouija, questa tavoletta qua, questa tavolozza, che serve proprio anche per le sedute medianiche. Questa si utilizza, tutte le persone possono mettere le mani sulla tavola. In questo caso, si mette la tavola, si mettono le mani su questa cosa qua e poi si fa la domanda e questo si sposta, no? Si sposta a seconda delle cose, va a prendere una casella piuttosto che un'altra. E con la tavola Ouija potete fare, diciamo, potete fare proprio la seduta medianica. Potete fare proprio la seduta medianica e magari avere la risposta da parte di Mario, no? Ecco, quindi questo è un po' il principio per eliminare, insomma, bene Mario dalla vostra vita. Bene, detto questo, vi ricordo che tra un quarto d'ora, 20 minuti circa, ci sarà l'altra live sul canale Massimo Taramasco, quindi non mancate, ragazzi. Un quarto d'ora, 20 minuti più o meno, sarebbe